to each other. Miss the last bus on foot to get home. I miss the town, rowdy and clever, all at once undercover, blowing kisses to the shop windows as we go. Siamo con Pino Carnovale, uno delle colonne portanti di questa giornata speciale dedicata a un amico che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, Gianni Piasentin. Pino, tanti amici che hanno voluto ancora una volta dimostrare la grande amicizia e soprattutto il fatto che Gianni ha lasciato un ricordo straordinario. Sì, questo è vero. Noi qua per Tudio abbiamo solo una terza categoria, ma siamo persone che rispettiamo l'amicizia e soprattutto la beneficenza per delle persone che purtroppo oggi nel nostro mondo non ci sono più. Gianni era il nostro cuore portante della società sportiva per Tudio. Ha lasciato a me un incarico molto importante, quello di gestire il campo, come vedete è una cosa bellissima. C'ho il cuore tutti i giorni che vengo qua e penso a Gianni, lui è stato veramente il nostro portierone che ci manca tantissimo, ma tantissimo. Gianni, appunto, come dicevi, ha lasciato un ricordo straordinario che è anche confermato dai tanti amici che non sono solo di Pertusio ma che sono arrivati da tutto l'Alto Canavese per essere in campo e per ancora una volta onorare il suo ricordo. Questo certo, è vero che tante volte l'amicizia uno la dimostra in diversi modi. Lui l'ha dimostrata dal più giovane che dava un consiglio, essendo un portiere, grande portiere del Canavese. L'ha dimostrato anche a livello giovanile, che prendeva i ragazzi giovani, gli insegnava come i suoi figli quello che poteva essere lo sport. Questa è la verità del Pertusio Calcio semplice che ci ha lasciato a noi il ricordo Gianni. È importante. Ricordiamo anche il fatto che la giornata di oggi serve anche a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro, un'altra dimostrazione di attenzione non solo da parte vostra ma di tutti quelli che hanno deciso di essere qua a Pertusio. E l'altra dimostrazione importante è questa qua, sì è vero, oggi nessuno dà dimostrazione finché non finisci in quel campo lì, che non lo auguri a nessuno. Quando ci finisci tutti diciamo sì, volevo fare qualcosa. Il fare qualcosa è la dimostrazione dei nostri amici che abbiamo oggi, che vengono qua per Gianni e che credono in questa realtà dove si lascia qualcosa di buono per gli altri che hanno bisogno. Questa è la verità del Pertusio Calcio. Antonio Cresto, vice sindaco di Pertusio, una giornata speciale per una persona speciale, Gianni Piasentin, che ha lasciato un ricordo straordinario, tant'è che anche il campo comunale di Pertusio è dedicato a lui. Vuoi farci un ricordo di Gianni, persona straordinaria? Era appassionato, gli piaceva il pallone, era impegnatissimo, tagliava l'erba, faceva tutti i lavori, era sempre in primis per tenere sulla società e... No, non si può descrivere di più che ricordo flashato. Dopo tanti anni siamo ancora qui, ci sembra di essere ancora lui tra noi. E porto il saluto, come logicamente vice sindaco, ma come sindaco l'avvocato Giuseppe Damini, che per impegni di lavoro e altre cose non può essere qui. E quindi bene, se mi fa piacere, c'è una partecipazione, ci sono i giochi, è attivo. Il ricordo è portato avanti. È importante anche per una realtà come quella di Pertusio avere, al di là di una società che fa terza categoria e quindi mantiene sempre vivo lo sport, anche che organizzi eventi come questi che portano comunque nel ricordo sempre di una persona che oggi non c'è più, ma allegria e soprattutto voglia di stare insieme. Sì, voglia di stare insieme, di fare comunità, voglia di parlare di tutti i problemi, di tutte quelle cose, la manutenzione del campo e quindi un'attrazione anche per i giovani per far sì che Pertusio è un bel paese dove si vive e si sta bene, si sta proprio bene. I see the view stretching before us.
We stay.